Purtroppo uno schermo porta a essere un pochino dissociati, cioè porta a pensare che quando lo spegniamo abbiamo risolto i nostri problemi. Invece non è così. Nella rete quello che vediamo può non essere come sembra. L'interlocutore può essere diverso da quello che poi c'è realmente. Tutto quello che mettiamo nella rete poi nella rete resta ed è difficilissimo da togliere. E quelli che conosciamo nella rete, a cui diamo la nostra amicizia, non necessariamente sono quelli che vogliono sembrare di essere. I ragazzi il rischio dei ragazzi è quello della pedopornografia o comunque dell'adescamento online, ma per gli adulti è quello della truffa e quindi è un mondo virtuale che spesso non corrisponde al mondo reale. Bisogna stare attenti prima di fidarsi. La rete permette mille scappatoie e questi ragazzi sono molto abili nelle nuove tecnologie e nell'utilizzo delle stesse, anche a nascondersi. Sicuramente la strada migliore è sempre quella del dialogo, della fiducia e del rapporto reciproco. Non escludo anche che ogni tanto farsi anche un sito e dare l'amicizia può in qualche modo aiutare per entrare in contatto.